Stiamo partendo per la Val di Non ed è già, non lo sopporto più. All'inizio di ogni chissà viaggio. Chissà dove arriveremo. All'inizio di ogni viaggio si litiga perché la Tatiana non è compatibile. No, e Nicola non parlammo in un gigapam. Ha bisogno di un aggiornamento che non so, lei fa la Apple, Windows la iOS, 10. E io invece sono Android. Comunque siamo appena partiti, tempo bello e speriamo che duri. Asibiri! Ciao raga, questa è l'alba. Flamengo Brenta, laggiù in fondo. Qui siamo in Val di Non. Ecco i bellissimi meleti della Val di Non. Meravigliosi. Guardate. Siamo appena arrivati al lago Tovel e questa è la prima immagine che ci si presenta. Nico, pensa che bello svegliarsi tutte le mattine in un posto diverso. Te lo dico tutte le mattine io. Vediamo sto campo. Bellissimo. Nico, cosa ne pensi di questo bellissimo lago che ti ho portato a vedere? Tutto bello, bellissimo. Grazie a Nicola che la Tati scopre nuove emozioni. Ma dovrebbe ringraziare. Veramente un po' tutto il contrario, però facciamocelo credere. Non ha mai ringraziato abbastanza. Capito, certe emozioni con Nicola, ragazzi, saluta, va. Guardate che meraviglia, queste sono le spiagge bianche. Sono praticamente spiagge di calcare, di pietra calcarea. E questo lago è alto, è circa 1100 metri. E negli anni 60 c'era un'alga che in alcuni periodi lo faceva diventare rosso. Poi quest'alga è scomparsa, non si sa se per l'inquinamento o altro, e questo fenomeno del lago rosso non avviene più dagli anni 60-70. Comunque rimane sempre bellissimo. Qui siamo su un sentiero sopra il lago Tovel. Sono molto affaticata. Stiamo cercando di raggiungere una malga. Guardate comunque che bello. Siamo quasi arrivati a Malga Pozzol, quella laggiù, dista circa 1:30 dal lago di Tovel, 1:30 di camminata, molto piacevole, faticosa ma piacevole. E purtroppo è chiusa perché chiude a metà settembre la malga, però è stata una bella passeggiata ugualmente in mezzo a questa natura fantastica, lo consiglio. Ecco i colori dell'autunno, che sono veramente meravigliosi. Certo che la natura non smette mai di regalarci sensazioni molto forti. Ora arrivo giù, è ancora più bello. Il sale, eccoci qua, guardate che bello. Altopiano, che poi altopiano non è perché questo, vabbè, è uno stambecco. Non è un animale autoctono, eh? È stato importato dalla Sardegna. Girella un po' per l'Italia perché lo vogliono far riprodurre, ma per fortuna non si riproduce. È un animale intelligente.
però riprendere in giro per il mondo. Che spettacolo. Ciao ragazzi, partenza dal Museo Rettico di San Zeno. Partiamo, andiamo al Santuario di San Romedio. Questo è l'inizio del percorso. Sarà tutto fra i meneti e scavato nella roccia. Poi il prossimo video facciamo vedere. Ciao e buon Halloween. Qui San Romedio, che era comunque sia un ricco, proveniva da una famiglia molto ricca, decise di venire e decise di spogliarsi di tutte le sue ricchezze. Le persone del luogo venivano qui per farsi dare consigli, perché comunque sia era una persona molto colta, visto che essendo ricco aveva potuto permettersi le migliori scuole, e alla sua morte le persone del posto continuarono a venire in questi luoghi per fare voti e per comunque sia portare candele, e da qui nacque il culto di San Romedio, dove fu eretto il santuario in suo onore. La camminata dura circa un'ora, molto semplice, in piano, è tutta fra il bosco e le gole e i meleti di questa bellissima valle. Ecco il sentiero, quello là davanti è Nico. Bellissimo, veramente molto bello, un po' scomodo ma affascinante. Siamo ritornati all'altezza normale. Siamo arrivati al santuario di San Romedio. Salendo la ripida scalinata di 131 gradini si possono vedere quanti ex voto sono stati lasciati dai pellegrini per ringraziare appunto San Romedio di qualcosa. Dopo un'altra faticata siamo arrivati qua su in cima, bellissimo, laggiù c'è il santuario di San Romedio visto dall'alto. E io pantello.